da bene, ragazzi, qua Axel. E oggi, ragazzi, oh my god, oggi non siamo da soli, poiché infatti ho l'onore di presentarvi Orgasmic. Ragazzi, bella raga, sono Orgasmic, ci conosciamo da una vita praticamente. Da un fottio, io non avevamo mai fatto un video insieme, esatto. E cioè è un qualcosa di scandaloso, ma oggi è il giorno dei cambiamenti. Infatti il grandissimo Orgasmic, che tra l'altro è il mio grafico fedelissimo da tipo 3 anni, come appunto ha detto lui, mi ha proposto una sorta di iniziativa, una sorta di serie. Poiché infatti cosa andremo a fare? Spiegalo tu. Allora, sarà una sorta di serie che tratterà giocatori overpowered, tratterà giocatori sueti soprattutto, giocatori quindi apparentemente poco costosi, che saranno in game probabilmente, visto che il gioco ancora non è uscito, davvero fortissimi. Esatto, infatti ci tengo un attimo a precisare che queste sono nostre supposizioni, non possiamo assicurarvi, esatto, niente, quindi possiamo anche sbagliare, se diciamo così, però giocando a FIFA da tanto diciamo che gli errori di margine sono relativi. Esatto, ogni episodio conterrà 2 giocatori a testa, quindi 4 giocatori in totale, esatto, e saranno raggruppati sostanzialmente per campionato. Oggi parliamo appunto della Premier League, che è il campionato probabilmente più utilizzato da tutti gli utenti di FIFA Ultimate Team. Esattamente, poi non so se l'avete, beh, credo che ormai lo sappiate tutti, io è da tantissimo tempo che non trattavo video di questo genere, ma appunto è per introdurvi anche al canale di Orgasmic, del grandissimo Mirko, poi che infatti lui tratta molto di queste cose, fa un sacco di squad builder, parla dei potential beast, cose varie, esatto, giusto? E quindi passate dal suo canale. Comunque, detto questo, io direi di iniziare dal primo giocatore. Allora, il primo giocatore che vorrei introdurre è Salomon Rondon, neo acquisto del West Bromwich Albion, che arriva appunto in Premier League e si imporrà sicuramente come il nuovo Benteke, perché le statistiche, come potete vedere, sono molto molto simili, con la differenza sostanziale che questo giocatore ha 4 stelle abilità, cosa che Benteke, e soprattutto il Benteke di FIFA 13, quello che... E poi non è nero, esatto, cioccolato. Cosa che Benteke non aveva, e invece questo Rondon ce l'ha. Non ha un grandissimo dribbling, però comunque 4 stelle abilità, 4 stelle piede debole, ha una forza fisica esagerata di 91, è alto quasi 1,90, è fortissimo di testa, quindi cosa che probabilmente potrebbe essere utile quest'anno, perché nella demo comunque si è visto che i colpi di testa non sono più così impossibili come lo erano magari su FIFA 15, che li avevano depotenziati tantissimo, e inoltre ha un tiro veramente meraviglioso, una potenza tiro devastante e ottima finalizzazione. Il prezzo non so quanto ovviamente sarà, però io penso si aggirerà sui 2.000-2.500, massimo 3.000 crediti, quindi per i primi giorni non una cosa veramente esagerata. Cioè, ragazzi, dopo una descrizione simile, fatemi sapere chi di voi non ha voglia di provare questo giocatore. Cioè, non lo farò, sì, davvero. Sì, fa paura. Comunque, ragazzi, il mio primo giocatore quest'oggi è Micah Richards, giocatore dell'Aston Villa, che dopo ha fluttuato un po' nella Fiorentina, passando prima dal City. E cosa c'è da dire di questo giocatore? Innanzitutto, io lo utilizzavo su FIFA 12 o FIFA 13 quando ancora era terzo destro del City, e a parte che era assai veloce, ma secondariamente aveva un'elevazione e un colpo di testa della Madonna. Poi quest'anno l'hanno fatto addirittura difensore centrale e ho detto: no Maria, io esco un giocatore simile, sarà un qualcosa di fenomenale. Poi che infatti ha 76 di velocità, che non è niente male, 78 di difesa, niente male anche qua, ricorda appunto quelle che sono le statistiche da giocatore buggato puro, e poi un 85 di fisico, considerato anche il fatto che ha 91 di salto, 90 di forza fisica e 85 di aggressività. Cioè, ragazzi, quanto è forte questo giocatore. Posso dire solo una cosa? Questo giocatore probabilmente quest'anno si sostituisce a quello che l'anno scorso era Onoa, perché le statistiche sono molto simili, con la differenza che non sembra aver punti deboli Micah Richards, perché Onoa magari era un po' più debole difensivamente, ma questo Richards veramente quest'anno fa paura. Pazzesco. Vai, tu. Allora, il secondo e ultimo giocatore che vorrei introdurre è Bakary Sakho, che gioca nel Crystal Palace e gioca da esterno sinistro, un giocatore veramente pazzesco. L'anno scorso era argento, ed era un argento coi controcoglioni, scusate la parola, perché era veramente fortissimo. Quest'anno passa ad oro, quindi viene upgradato. No, bocciato, scusami. Quest'anno viene upgradato a oro 75, con delle statistiche secondo me altissime per quanto riguarda un giocatore che è valutato 75. La cosa più importante di questo giocatore è senza dubbio il tiro: 80 di tiro dalla distanza e 87 di potenza tiro, sono veramente assurdi. Considerando però che è un giocatore mancino e giocando sulla sinistra si potrebbe fare fatica a tirare, però volendo si può mettere anche dalla parte opposta in game e rientrare e tirare con il suo sinistro.
Poi, unica pecca però a mio parere la nazionalità, infatti, cioè l'ibride con lui lo vedo proprio impossibile. Ci stavo arrivando, infatti, le due punti deboli per questo giocatore, la nazione, quindi sarà difficile fare ibride, anche se ci sono qualche giocatore del Mali, per esempio in Ligue 1, interessanti. Secondo punto debole probabilmente sono le tre stelle abilità, che sono un po' pochine, potrebbe avere magari quattro, sarebbe anche più facile giocarci. Però comunque sia, è un giocatore veloce, è un giocatore che nonostante sia così veloce ha anche 83 di forza fisica, cosa che non si trova molto facilmente in un giocatore di FIFA Ultimate Team, e inoltre batte le punizioni in maniera eccelsa con un 84 di punto calci di punizione. Il prezzo dovrebbe essere comunque molto basso. Descrizione fantastica anche questa, passiamo adesso al mio ultimo giocatore di oggi. Cameron Jerome, meglio solamente Jerome, ATT del Norwich se non mi sbaglio, dico bene? Esatto. E cosa c'è da dire di questo giocatore? Innanzitutto ho deciso di utilizzarlo poiché comunque se l'ero già visto su YouTube video che trattavano di attaccanti buggati dalla Premier League, e perché ho deciso di inserire questo giocatore perché la sua caratteristica è quella di essere un giocatore oro non raro, quindi non ha magari fatto, non è diventato magari così famoso su internet, poiché infatti la sua carta all'apparenza non era così bella, però se andiamo a vedere le sue statistiche sono davvero fenomenali. Infatti presenta 86 di velocità, 75 di tiro, che secondo me non è niente male considerando che è un ATT valutato solamente 75, e 81 di fisica, considerando anche il fatto che presenta 84 di salto e 83 di forza fisica. Quindi secondo me anche lui giocatore davvero forte, e soprattutto sarà possibile trovarlo ad un prezzo relativamente basso, penso che si aggiri intorno addirittura ai 500 crediti, quindi cosa pazzesca. Sì, molto simile al Zárate che potevamo avere l'anno scorso. Esatto, solo con un po' più di forza fisica se non sbaglio. Sì, esatto. L'unica pecca forse di questo giocatore è il suo work rate, che non è dei migliori per un attaccante quando hai work difensivo alto, però comunque sia ci si può giocare lo stesso. Questo è... Quindi ragazzi, come avete potuto ben vedere, il grandissimo Orgasmic è solito commentare, o meglio fare video simili, quindi mi raccomando, se vi piace questo genere di video, se vi piace vedere frequenti squad builder oppure le sue opinioni riguardo a qualche altro giocatore, mi raccomando passate dal suo canale, il link lo troverete in descrizione. Detto questo, non ho niente da dire, tu vuoi aggiungere qualcosa? No, niente, vi ringrazio per aver visto questo video e se vi iscriverete al mio canale, spero che i miei video possano piacervi e quindi ci vediamo nel mio canale e al prossimo ed episodio. Ed è pure modesto, mamma mia! Esatto, e al prossimo episodio che appunto si terrà sul mio canale. Va bene, detto questo dunque io vi saluto e vi dico buone da fare se nel prossimo video da Oaxella. Orgasmo. Ciao a tutti! Bella.